possibile di trasmettervi quello che proviamo noi, che siamo sempre assieme a loro. Preparatevi quindi a stupirvi, preparatevi ad emozionarvi, abbiate pronti occhi, cuore e anima, perché noi siamo pronti e vi presentiamo i Delfini! Sono belli quando saltano, ma la domanda è: come facciamo noi a comunicare con loro? Come fanno i delfini a capire che in quel momento devono effettuare quel determinato movimento, quel particolare nuoto, quel salto? I più attenti senz'altro avranno notato l'uso delle mani da parte degli addestratori, la gestualità. Le mani sono importanti, sono fondamentali, sempre dopo un gesto da parte nostra c'è un movimento da parte loro, c'è un comportamento da parte dei delfini. Ma io vorrei approfondire, eccoli qua, i due bambini, questo cappellino meraviglioso, eh? Voi siete due seguaci del Leone Conan, oggi è la giornata Conan, un saluto a tutti gli ospiti da parte dei delfini. Allora ragazzi, venite qua, come ti chiami? Arianna? Arianna Edoardo! Adesso andate voi a comunicare con loro, perché loro hanno bisogno della vostra presenza, perché dovranno dare un segnale ai delfini. Non è semplicissimo, non è difficile. Cosa fai, ridi? Non si deve ridere. Non si deve ridere dello speaker. Lei è Conan? Sì? Resti lì. Allora, quando io dirò la parola attenzione, dovrete tendere la mano destra verso il basso. Arianna, e tu hai detto? Edoardo. Quando dirò invece la parola segnale, Daniele, che faremo? Quando dirò la parola segnale, alzate le braccia e poi così. E poi così come direttore d'orchestra. Dai Edoardo, fai vedere le mani. Ok? Arianna sul gradone, Edoardo su questo gradone. Guardate i delfini, c'è Ulisse lì. Dai, sei pronto Edoardo, pronto Arianna? Attenzione, segnale! Il gesto è stato fatto in modo corretto e i delfini hanno risposto, bravissimi Edoardo, vieni qua Arianna, qui Edoardo. Secondo voi sono stati bravi o fortunati? E chi ha detto fortunati? Ma dai, sono due bambini! E lei continua a ridere. Allora, facciamo un altro gesto. Attenzione! Claudia, che facciamo? Quando dirò la parola segnale, dovrete disegnare un piccolo cerchio in aria, ok? Facciamo tutta la sequenza. Attenzione! Segnale! Arianna! Edoardo!
Che mette da ridere con lui, eh? Pronti? Pronti? Attenzione! Segnale! Bravissimi! Armini, siete stati straordinari! E adesso Arianna, tu devi andare in quella piattaforma. E allora, Domenico, noi dobbiamo approfondire un po' questo tema così affascinante, il tema della comunicazione. Abbiamo visto come comunichiamo con i delfini, come fanno i delfini a capire che quello che è stato fatto in modo corretto. Saliamo sulle piattaforme, ti aiuto, e vi invito subito ad osservare gli addestratori. Guardate, utilizzano dei fischietti davvero speciali, sono fischietti ad ultrasuoni. Fischiare il addestrativo è importantissimo, significa dire di sì, interrompe di fatto il movimento degli animali. Dopo il fischio c'è quello che per il delfino può essere un rinforzo, il pesce, la coccola, il gioco. Il gioco è parte integrante del nostro quotidiano e noi abbiamo i palloni, abbiamo i bambini e abbiamo i delfini, così possiamo cominciare a giocare. Vai! Edoardo, prendi la palla e tira da Ulisse! Bravissima Ulisse! Brava Arianna! Zeus! E dove vanno? Devi darla ad Arianna la palla! Zeus! La palla! Arianna! No, no, Arianna, dove vai? Arianna! La palla! La palla! Sei bravissimo! Adesso tocca a te, Edoardo! La palla è il più lontano possibile! Vai, Edoardo! Sei tutti noi, Edoardo! Avanza le mani, Edoardo! Resta qui, Edoardo! Ciao, Edoardo! Pubblico! Edoardo! Arianna, ti sei bagnato? No, non sei bagnato, Arianna, un pochino, ti sei bagnato un po', però siete stati bravissimi. E io vorrei conferma da chi, se non da lui. Ulisse, secondo te, Arianna ed Edoardo, sono stati bravi? Ma non mi basta ciò che dice Ulisse, vorrei sapere che ne pensano Blu, Leo e Zeus. Edoardo, hai capito? Sì, bravo. Hanno detto che siete stati talmente bravi che vi meritate il premio più bello che c'è. Arianna e Zeus no. La guancia al delfino. E il bacio. E adesso tocca a te, Edoardo. La guancia a destra. E il bacio. Arianna, Edoardo, siete stati baciati dai delfini. Ora dovete salutarli, ma come si saluta un delfino? È così applaudendo. E loro vi rispondono con le loro file personali. Ciao Arianna, ciao Edoardo, come siete? Bravissimi! Continuiamo il gioco! Thank you.
150 kg. I cuccioli procedono per imitazione, imitano costantemente il comportamento degli adulti, però devo dirvi che Zeus oggi ha un compito ben preciso, che esula da tutto ciò, ed è quello di bagnare, dov'è? Quello lì, lui e tutti coloro che sono seduti in fianco a lui. Quindi vai Zeus, vai, procedi, avanti, e non si copra col bambino. Avanti, Zeus, non è una bagnata quella, poi non accettano niente, Zeus! Mi raccomando, devi bagnarti, sennò... Che figura. Mi dispiace, qui ci vuole l'esempio. L'esempio della mamma! Che è là! Sì, lo sa, non accettano nulla! Però dai, diciamo che fa caldo! Vai, vai, Blu! Vai, vai, Blu! Bravissima, Blu! Bravissima! Ma soprattutto... l'esempio del delfino più famoso d'Italia, come si chiama? E vedo che lo conoscete. Vai Ulisse, procedi, vai Ulisse, hai sbagliato mira, è lui che devi bagnare al centro, non qui là, poveracci. Ulisse, vai, vai, ci sei. Con Katie e la mitica per 49 anni, uno dei tour siopi più longevi al mondo, in ambiente controllato, questa mattina a nuotare nelle vasche posizionate dietro le rocce. Allora saluto, si associa a quello degli addestratori, Manuela, Daniele, Claudia, Giacomo. Della natura di Orcamato. Io sono Fabio, grazie, buona giornata!